Sì, no, anzi. Per quasi siamo nel giornale di Campaccio. Io giustifico questa, diciamo, questa variazione di tempo fra quello che viene normalmente annunciato e quello che poi realmente riusciamo a fare, a compiere. E la giustifico dicendo: siamo così. Siamo così per mille motivi, per questione di strade, per questione di mezzi di comunicazione, per questioni, tante questioni che messe insieme, ragionandoci sopra, ci danno molte giustificazioni di questo. E io aggiungo che questa mezz'ora di ritardo la consideriamo sempre, diciamo, come momento per conoscerci meglio. Allora, vi ringrazio tutti e dico benvenuti a tutti. Mi tocca ringraziare il dirigente scolastico di questa scuola, Gaetano Pedrilava, che ci ha dato la possibilità di usufruire di questo spazio, e poi ringrazio l'amministrazione che ha dato, come si dice, il suo placet pure, no? Ma soprattutto ringrazio voi per la vostra sensibilità. Oggi il microfono è un po' pesante per me, ed oppure il cuore pesante. E i motivi per cui sia il microfono che il cuore è pesante è presto detto. Sono i fatti che sono successi a pochi chilometri da qua e che ci lasciano tutti quanti, diciamo, con la mare in bocca e con una sofferenza infinita. È chiaro che non dimentichiamo nemmeno i terremotati della Turchia e della penisola anatolica. Non dimentichiamo nemmeno le sofferenze di questa nostra Europa ai confini con la Russia. Abbiamo tanti motivi per non essere felici. Uno potrebbe essere soltanto, diciamo, questo incontro di questa sera, perché possiamo parlare di una cosa di cui tanti dicono sottovoce nei segreti delle stanze, e qua invece lo possiamo dire, parlare e quindi confrontarci a viso aperto. Prima di continuare, però, vorrei chiedervi se condividete un minuto di silenzio come espressione minima di tutta la sofferenza che ci portiamo dietro per i morti che abbiamo avuto in Calabria a Crotone, un barcone che effettivamente, diciamo, ognuno cerca di scaricare la propria responsabilità, ma io dico siamo tutti responsabili.
facciano anima loro, soprattutto che Dio ci perdoni. Stasera tratteremo un argomento così di poco conto: la modifica del capitolo 5 della Costituzione. La Costituzione, cioè il riferimento di tutte le leggi, il fondamento dello Stato. Si sente? Adesso si sente meglio? Ok, allora lo dovevo soltanto avvicinare. Non mi chiedete di ripetere perché non posso ripetere. Comunque, posso dire che stasera tratteremo della modifica del capitolo 5 della Costituzione. E noi sappiamo quanto è importante la Costituzione per i cittadini di un paese, non per un paese, per i cittadini di un paese. Mettere mano a questo cosa comporta? Possiamo continuare a far finta di nulla? Possiamo lasciare questi argomenti che vengano trattate al chiuso delle stanze dove si decide? Possiamo guardare da un'altra parte? Sono argomenti che ci possono interessare? Io credo proprio di sì, ma non lo penso io. Tutta l'associazione che ha preparato questo incontro con il professore Guerino D'Ignazio, emerito docente dell'Università della Calabria di diritto comparato, che abbiamo il piacere di avere qua stasera, ad illustrarci eventuali vantaggi o eventuali svantaggi. Noi penso che non abbiamo motivo per stare tranquilli e sereni. Perché? Immaginiamo che ci siano tutte le buone intenzioni in quello che si va a fare e a costruire, ma poi fra le intenzioni e fra quello che poi realmente si realizza c'è di mezzo il mare. Quindi, fra le tante questioni, abbiamo i mezzi, abbiamo gli uomini, abbiamo le capacità. Io dico, non abbiamo da insegnare niente a nessuno, però abbiamo tanto da riflettere, da confrontarci in maniera tranquilla, pacata, serena, senza imporre niente. Ed è per questo adesso che cedo la parola al nostro illustrissimo professore. Grazie, professore Guerino. Mi sentite? Allora, buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, però purtroppo, insomma, mi hanno detto, cioè, Google Maps poi uno si fida, mi aveva portato da un'altra parte, ma una signora molto gentile mi ha detto, no, guardate che in realtà vi dovete fidare più di me che di Google Maps, e questa è un'ennesima prova che è importante. Allora, io ringrazio prima di tutto Cosimo per l'invito, perché mi fa sempre piacere, insomma, confrontarmi anche al di fuori del mondo universitario, dell'ambito universitario. Insomma, io lo faccio tutti i giorni quasi con i miei studenti, e quindi è chiaro che ho una visione della realtà diversa, e invece in questa occasione chiaramente io esco fuori dall'ambito universitario, quindi mi fa molto piacere essere qui questa sera. Di che cosa vi devo parlare? Vi parlo di un argomento che io, bene o male, adesso sono 30 anni, insomma la mia età è quella che è, sono 30 anni che io insegno diritto regionale degli enti locali all'Università della Calabria. E sono 30 anni che seguo l'evoluzione delle regioni. E vi devo dire che, a parte, insomma, diciamo, il periodo di insegnamento, ho sempre pensato che la scelta dei nostri
una volta dicevamo solo padri costituenti, adesso diciamo padri e madri costituenti, perché c'erano anche delle donne nell'assemblea costituente, di avere uno Stato regionale, perché l'Italia è questa, dopo la Costituzione, dopo diciamo la Seconda Guerra Mondiale, si decide per l'istituzione di uno Stato regionale. Faccio questa premessa, soltanto questa premessa iniziale, poi andiamo all'argomento, diciamo, di questa sera. E la scelta di uno Stato regionale è stata una scelta lungimirante. Io di questo ne sono convinto, lo dico sempre ai miei studenti, mi confronto con i miei colleghi, alcuni miei colleghi, vi devo dire, non dell'Università della Calabria, ma in genere anche altri fuori, sono meno convinti di me. Io sono invece un profondo regionalista, sono un europeista, sono un regionalista, però vi devo dire tutto, quindi sono a favore dello Stato regionale, delle regioni, e però vi anticipo quello che vi dirò dopo. Io sono assolutamente contrario al disegno di legge che è stato approvato agli inizi di febbraio, il cosiddetto disegno di legge Calderoli. E cercherò di motivare questa mia, diciamo, contrarietà, che si scontra un po' con la premessa che vi ho fatto. Io sono un convinto regionalista perché sono convinto che avvicinare il potere, i compiti, le funzioni, le amministrazioni ai cittadini, quindi avere uno Stato decentrato e non uno Stato accentrato, è non solo una garanzia di democrazia, ma anche una garanzia, no, poi questo non lo posso usare, perché purtroppo viviamo in Calabria, quindi in alcune parti del territorio non è così, però è anche un tentativo di fare in modo che i servizi che si rendono alla cittadinanza siano veramente più vicini, più adeguati alle esigenze della cittadinanza. Perché ho detto all'inizio una garanzia per la democrazia? Io lo dico sempre ai miei studenti e lo dico pure a voi. Pensate, come mai, pensiamo solo all'Europa per non andare molto, diciamo, molto lontano, come mai i tre stati in Europa che avevano subito la dittatura, l'Italia il fascismo, la Germania il nazismo, la Spagna il franchismo, questi tre stati hanno deciso di avere degli stati federali come la Germania e regionali come l'Italia e la Spagna. E qui dovrei andare un po' oltre, ma non ve la voglio fare lunga perché l'argomento di questa sera è soprattutto il disegno di legge Calderoli. Io e i miei studenti invito sempre a leggersi, diciamo, i padri costituenti, perché allora erano solo padri costituenti, della Costituzione americana. Quando hanno deciso nel 1787 di istituire, di approvare la Costituzione americana, dissero: guardate, se c'è uno Stato federale è molto difficile che ci possa essere un colpo di Stato, ci possa essere la presa del potere da parte di un dittatore. Siamo alla fine del Settecento, quindi. Però, tranne Donald Trump, che ci aveva provato il 6 gennaio del 2021, in realtà così è stato. Negli stati regionali, negli stati federali il potere è diluito, è diviso e quindi da un certo punto di vista è una garanzia di una maggiore, della tenuta dello Stato democratico. Che poi ci possono essere stati federali illiberali, stati regionali illiberali, questi ci possono essere, ne abbiamo, ho accennato prima a Donald Trump, ma pensate al Brasile di Bolsonaro che era uno Stato federale, ma nonostante tutto Bolsonaro aveva cercato di dare una torsione illiberale. Ma veniamo all'Italia, veniamo al nostro argomento, non voglio dilungarmi su queste cose. E quindi io ritengo che la scelta
del 1948 di avere uno Stato regionale e di decentrare i poteri, di spostare i poteri dal centro verso il basso, verso la periferia, verso i territori, di fare in modo che i poteri decisionali non siano soltanto a Roma, per l'Italia, concentrati al centro, ma siano anche nei territori. Quella scelta io ritengo che, e che poi trova, come dire, un momento costitutivo nell'articolo 5 della Costituzione. L'articolo 5 della Costituzione per la prima volta nel nostro ordinamento, quindi nel nostro sistema istituzionale, introduce il principio dell'autonomia e del decentramento. Dopodiché, negli anni, come dire, l'istituzione delle regioni non è avvenuta subito dopo la Costituzione, è avvenuta più tardi, in Calabria è avvenuta come è avvenuta, quando è nata la regione, purtroppo abbiamo avuto la guerriglia civile a Reggio Calabria, però insomma, e quella ha pesato molto sul quando noi ci chiediamo come mai la regione Calabria non funziona bene, andiamo a vedere che è successo nel 1970 e vediamo la spaccatura che c'è stata, ma spaccatura è un termine molto tranquillo, perché c'è stata la guerra civile nel 1970, la guerriglia civile del 1970 a Reggio Calabria. Però, in un certo senso, quelle regioni rappresentavano una novità per l'Italia, perché in Italia ci sono sempre stati i comuni, e quindi non devo andare molto indietro nel Rinascimento, le province c'erano, ma mancava quest'anello, mancavano le regioni e i nostri, l'Assemblea Costituente ha deciso di avere delle istituzioni territoriali con potere legislativo. Ed è chiaro che nel momento in cui si costituiscono le regioni, bene o male ci si aspetta delle differenze tra regione e regione, altrimenti si decide tutto dal centro. Ci sono i prefetti che sono, come dire, i rappresentanti del governo sul territorio e attuano, diciamo, le decisioni che vengono prese dal centro. Poi tenete presente che il regionalismo italiano, quindi le regioni, nasce come regionalismo differenziato. A due passi da qui c'è la Sicilia, che è una regione a statuto speciale, e quindi non è, come dire, non ha gli stessi poteri, anzi ne ha molto di più, la capacità finanziaria della Calabria e di tutto il resto. Quindi il nostro regionalismo nasce come regionalismo differenziato e fecero una scelta anche lungimirante, questa delle regioni speciali, perché altrimenti, come dire, le tendenze secessioniste in Sicilia o in Trentino Alto Adige sarebbero andate avanti, invece sono state ammortizzate. Però un po' più vicino a noi, perché lo diceva prima Cosimo, noi oggi parliamo di una norma che nella riforma del 2001, del titolo quinto della Costituzione del 2001, perché questa riforma del titolo quinto della Costituzione, su cui, ripeto, anche alcuni miei colleghi sono un po' perplessi, e io invece no, sono molto a favore del titolo, della riforma costituzionale che c'è stata nel titolo quinto, nel 2001, la riforma del titolo quinto. Perché l'Italia in quel periodo, adesso insomma, mai come questo periodo, perché questo periodo veramente, come ha detto qualcuno, insomma, una crisi si aggiunge ad un'altra crisi. Abbiamo avuto la crisi sanitaria, l'emergenza sanitaria, la guerra, poi questi ultimi fatti che diceva prima Cosimo, la crisi ambientale, insomma, quindi veramente viviamo un periodo, viviamo nella società del rischio. C'era un sociologo, Ulrich Beck, che diceva ci dobbiamo abituare a vivere nella società del rischio, e abbiamo veramente, corriamo molti rischi, e li vediamo, li tocchiamo con mano.
Perché nel 2001 si fece questa riforma della Costituzione? Cambiò tutto il titolo quinto, nel senso di un decentramento, quindi di uno spostamento di poteri ancora maggiore verso il basso, verso le regioni e verso i comuni. Non nomino più le province perché, diciamo, con la legge del Rio, la famosa legge del Rio, che forse mo si ritorna indietro, le province sono state svuotate, questo insomma nel 2014. Però nel 2001 ci fu questa riforma costituzionale molto spinta. E io ai miei studenti dico: leggetevi un libro di Sabino Cassese. Sabino Cassese è un giudice della Corte Costituzionale, è stato professore di diritto amministrativo alla Sapienza. 1993 Sabino Cassese scrive un libro, Lo Stato Introvabile. Sono 80 pagine. Che cosa dice Sabino Cassese in quel libro? Dice: l'amministrazione dello Stato, e ci mettiamo anche la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e tutti i resti, i Carabinieri e tutti il resto, ha lo stesso numero di dipendenti, quasi come la Francia e quasi come la Germania, ma non è efficiente, non si trova, anzi Sabino Cassese diceva: l'amministrazione pubblica, tutta affidata quasi nelle mani dello Stato, del potere centrale, è un elefante in una cristalleria, come si muove crea dei problemi. 1993, poi sapete che agli inizi degli anni 90 l'Italia ha vissuto quel periodo di crisi, di ulteriore crisi, insomma, Mani Pulite e tutto il resto, la delegittimazione della classe politica nazionale, per cui nella seconda metà degli anni 90, governo Prodi, quindi un governo di centro-sinistra, e ministro della regione Franco Bassanini, autorevole esponente, allora non so se c'era di PDS, insomma, comunque, centro-sinistra, decisero appunto di approvare delle leggi, cosiddette riforme Bassanini, per spingere proprio l'acceleratore al massimo verso il decentramento. Quelle leggi, bene o male, sono state poi inglobate nella riforma costituzionale del 2001. E ci sono tanti aspetti importanti in quella riforma costituzionale, ne potremmo parlare, ma in fondo è il mio corso che io tengo per un anno intero con i miei studenti, la competenza legislativa, la competenza amministrativa, l'autonomia finanziaria, ci sono tanti aspetti. Ma noi questa sera in quella riforma del titolo quinto della Costituzione ci fu anche questo articolo, l'articolo 116, terzo comma. Che cosa non attuato? Quindi lo diciamo subito, non è stato ancora attuato. Dal 2001 al 2023, sono 22 anni, quell'articolo ha fatto discutere molto, ha creato dibattito, insomma, diciamo, io personalmente avevo scritto un libro nel 2006, un libro collettaneo nel 2006 sulle asimmetrie regionali, ma non è stato mai attuato. Adesso c'è una situazione nuova. La situazione nuova di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, che cosa prevede prima di tutto questo articolo della Costituzione? Prevede che le regioni ordinarie pure si possano differenziare, possono avere altre competenze, altri poteri, secondo una procedura che è in parte prevista nella Costituzione, ma come sapete la Costituzione è a maglie larghe, poi sono le leggi che danno attuazione ai principi costituzionali, però in effetti era una novità importante in Italia. Cioè le regioni ordinarie, anche la Calabria, o la Basilicata,
o la Lombardia o tutte le regioni, le 15 regioni ordinarie, potevano avere maggiori competenze. Se era, come dire, se l'avessero chiesto, se era necessario, doveva seguire determinate procedure. Tutto fermo. Tutto fermo anche perché, voglio dire, i primi accenni di dare attuazione a questo articolo della Costituzione, alla differenziazione regionale, ci furono nel 2005-2006. La regione Toscana continua a chiedere anche adesso maggiori competenze in materia di beni culturali. Il presidente della regione Toscana, Gianni, PD, quindi voglio dire centro-sinistra, non di centro-destra, dice in fondo sui beni culturali l'amministrazione regionale, l'amministrazione della regione Toscana ha maturato una certa competenza, per cui in Toscana alcuni musei restano chiusi la domenica. Se fossero di competenza della regione probabilmente noi verremmo incontro a flusso turistico e a tutto il resto, ma insomma, però 2005-2006 forse non era ancora il momento. Poi la crisi economica del 2007-2008 ha azzerato tutti questi tentativi e siamo arrivati a più o meno, non dico ad oggi, ma a ieri, perché alcune regioni hanno spinto di più per avere maggiori competenze. E allora il problema dell'articolo, perché stiamo parlando di un articolo della Costituzione, di quel titolo quinto, il problema di quell'articolo, il 116 terzo comma, è che dà la possibilità alle regioni ordinarie, quindi in teoria anche alla Calabria, di avere maggiori competenze, però, come dire, si devono stabilire delle regole precise, si devono seguire delle procedure e soprattutto, e qui è il punto reale su cui eventualmente insomma possiamo discutere pure questa sera, soprattutto ci devono essere delle garanzie. Quali sono le garanzie che ci devono essere o ci dovrebbero essere? E che vi dico, non ci sono nel disegno di legge Calderoli, perciò io sono... Vi ho subito rappresentato questa mia contrarietà al disegno di legge Calderoli, pur essendo un regionalista, pur essendo convinto che bisognerebbe spostare verso il basso i poteri. E le garanzie quali sono? Le garanzie sono degli altri principi costituzionali che ci sono previsti in Costituzione. Me ne dico soltanto due: uguaglianza e solidarietà. Uguaglianza e solidarietà sono due principi cardine della nostra Costituzione e l'avevano ben in mente in Assemblea Costituente, i nostri padri, le nostre madri costituenti, che l'uguaglianza, che è un paese civile, è un paese che, come dire, ha una visione, prima parlavamo della visione, che vuole guardare lontano, deve essere un paese che, bene o male, deve... Non dico azzerare le differenze, perché è difficile azzerare le differenze, d'altra parte siamo diversi, e quindi perché? Ma deve fare in modo che queste differenze non aumentino, e quindi, diciamo, nello sviluppo economico, ma anche nello sviluppo, diciamo, degli elementi, delle dinamiche sociali, questo paese vada avanti tutto assieme e non... in un certo senso in modo diseguale. Questo è un paese civile a cui pensavano i nostri padri costituenti. Qual è il problema? Il problema è che questo disegno di legge Calderoli, che io ho qui, approvato il 2 febbraio dal Consiglio dei Ministri e di cui l'altro ieri è stato presentato nella conferenza delle regioni e nella conferenza unificata in cui ci sono anche gli enti locali, questo disegno di legge non rispetta né la solidarietà e né l'uguaglianza. Per quale motivo? E qui ci sono delle cose
tecniche che, insomma, è difficile, perché poi veramente bisogna andare nei particolari per comprendere bene dov'è il problema e dove sta il problema. Perché a leggere, naturalmente, se noi leggiamo questo disegno di legge, le finalità e tutto il resto, semplificazione, accelerazione procedimentale, sburocratizzazione, chi non la vuole? Quindi ci mancherebbe altro sulle finalità, e a un certo punto si dice anche pieno superamento dei divari territoriali, ma ci mancherebbe altro, lo vogliamo, ma in che modo? Vedete, sia nella Costituzione precedente, sia nella riforma del titolo quinto, diciamo del 2001, erano previste che lo Stato, quindi lo Stato centrale, era il garante dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali. I diritti civili in realtà normalmente sono di competenza dello Stato centrale, ma i diritti sociali, sanità, trasporti, in parte anche la previdenza, in parte anche l'istruzione per quanto riguarda alcuni aspetti, l'edilizia e tutto il resto, sono competenze delle regioni. Però il garante è lo Stato. Il garante in questi diritti, nei livelli essenziali, nei livelli, diciamo, che non si può andare al di sotto di questi livelli, il garante è lo Stato. Un cittadino di Enna o di Bolzano deve avere le stesse garanzie per quanto riguarda i diritti sociali. E questo è previsto, lettera M, articolo 117, secondo comma della Costituzione. Lo Stato è garante. Qual è lo strumento tecnico di questa garanzia dello Stato? Se ne sta parlando molto in questo periodo, per cui si usa questo acronimo, insomma si usa anche nelle trasmissioni televisive, lo uso anche io, i famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Questi sono, diciamo, il criterio, lo strumento con cui lo Stato garantisce che i livelli essenziali siano gli stessi. Lo sappiamo che non è la stessa cosa. Lo sappiamo benissimo che se entriamo in un ospedale in Calabria e in un ospedale in Emilia-Romagna, parlo insomma di una regione, ci rendiamo conto subito della differenza. Eppure la titolarità delle competenze in materia sanitaria sono le stesse, perché uno può dire provincia di Trento o Friuli Venezia Giulia sono regioni a stato speciale, hanno maggiore autonomia, sono riusciti a implementare un servizio sanitario migliore perché hanno maggiore autonomia, ma la regione Lombardia e la regione Calabria hanno le stesse, attualmente hanno le stesse competenze in materia sanitaria, ma se hanno la stessa titolarità delle competenze, è la gestione delle competenze che crea la differenza. E se la gestione di quella competenza crea delle differenze adesso, immaginate che cosa succederà se invece quelle regioni, per vari motivi, adesso insomma io non posso nemmeno dilungarmi, ma indubbiamente sono andata avanti nei servizi pubblici, nella gestione dei servizi pubblici, immaginate che cosa succederà dopo, quando avranno competenze ancora maggiori. Quindi quella differenziazione, quell'uguaglianza a cui facevo riferimento prima, e che bene o male l'articolo 3 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei cittadini, e poi ripreso anche nel titolo quinto, quelle differenze certamente aumenteranno se dovesse essere attuato questo disegno di legge. Perché c'erano anche altri modi di attuare la differenziazione regionale. Ripeto, io penso che una differenziazione, diciamo, non molto drastica, non molto radicale, ci potrebbe pure stare, ma non questa del disegno di legge Calderoli. Perché il disegno di legge Calderoli, che cosa
qual è il problema principale? È che non garantisce i LEP, non li garantisce, dice di garantirli, però qualcuno dice il diavolo si incunea proprio nei particolari, non li garantisce i LEP il disegno di legge Calderoni. Allora, articolo 4, trasferimento di funzioni, dice, leggo testualmente il disegno di legge, il trasferimento delle funzioni con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie può essere effettuato secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese con le regioni soltanto dopo, attenzione, io non voglio fare il giurista che, come dire, sulle parole, come mi aggancio alle parole, però poi è questo il problema. Soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogno standard. Allora, se noi potessimo interloquire con il ministro Calderone, naturalmente non lo possiamo fare, ma se noi potessimo interloquire, dovremmo dire, avremmo dovuto dire prima dell'approvazione di questo disegno di legge, non usare determinazione, usa che i LEP, cioè la differenziazione, può andare avanti se i LEP sono garantiti e sono finanziati. Allora, gli economisti fanno delle stime che io non so fare, quindi insomma, io ho letto i resoconti di alcuni economisti. Gli economisti fanno delle stime per garantire, diciamo, i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, in questo momento ci sarebbe bisogno di 100 miliardi. Noi abbiamo fatto una finanziaria a fine anno di 30 miliardi. Ci sarebbero bisogno, se lo Stato avesse questa disponibilità, diciamo, di ulteriori 100 miliardi, e allora si potrebbero garantire i livelli essenziali delle prestazioni. E allora, una volta garantiti, e attenzione, finanziati, quindi che dice soltanto determinati, ma vi posso dire che sono determinati i livelli essenziali, e mi si dice in ogni regione ci devono essere tanti posti letto, e quindi questa è la determinazione dei livelli essenziali, ma se non mi garantisce quei posti letto negli ospedali, e se non li finanzia quei posti letto negli ospedali, io vi posso dire che ci sentiamo ancora maggiormente presi in giro da questa situazione. Cioè sarebbe stato molto meglio non averlo, diciamo, esplicitato in questo modo, perché questo ci prende veramente in giro. Dice, si può correggere, è un disegno di legge, sì, si può correggere, tutti i disegni di legge si possono correggere, ma intanto questo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri perché c'erano delle elezioni regionali in vista, e soprattutto queste elezioni regionali erano in Lombardia, non tanto a Lazio interessa la differenziazione, ma alla Lombardia interessa molto la differenziazione, e quindi si sono garantiti con un ministro, possiamo dire, leghista, quindi in un certo senso un presidente della regione Lombardia leghista, si sono garantiti l'approvazione di questo disegno di legge. Ma a noi non ci garantisce questo disegno di legge, perciò io sono, ripeto, io ho fatto la premessa per dirvi, io non ho nessun pregiudizio. Ci sono dei miei colleghi che hanno dei pregiudizi, no, il regionalismo differenziato, diavolo, no, io no, io lo potrei pure ammettere, però non voglio essere preso in giro, come cittadino italiano, come calabrese cittadino italiano, non posso essere preso in giro. E allora veramente questo disegno di legge, come dire, è da rifiutare. Due, è stata una legge del 2009, quella sul federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che riguarda l'autonomia finanziaria, che prevedeva un fondo perequativo. Il fondo perequativo significa, bene o male, in tutti gli stati
regionale e federale c'è un fondo perequativo, i territori, le istituzioni territoriali che hanno maggiori difficoltà e quindi hanno bisogno di maggiori risorse, e allora possono attingere al fondo perequativo. Tenete presente che nella vecchia Costituzione, quella che è stata riformata nel 2001, era esplicitato, come dire, quali erano i territori su cui si doveva andare a fare la perequazione. Erano il Mezzogiorno e le isole. Ma se vi ricordo, qualcuno di voi si ricorda, come mi ricordo io, allora c'era proprio l'intervento straordinario, c'era un ministro per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, c'era la cassa per il Mezzogiorno, che poi è diventata l'Agenzia per il Mezzogiorno, per cui era esplicitato che, come dire, la perequazione doveva essere fatta verso il Mezzogiorno. Adesso la riforma dell'articolo 119 dice verso i territori con minori capacità fiscali, ma ci rientriamo, noi ci rientriamo perché minori capacità fiscali li abbiamo pure noi. E allora, questo disegno di legge, per, come dire, rappresentare qualcosa di nuovo anche nel nostro ordinamento, anche nel nostro regionalismo, deve avere le garanzie. Le garanzie, l'ho detto prima, i LEP, che non devono essere determinati ma garantiti e finanziati, il fondo perequativo, deve prevedere un fondo perequativo, perché lo sappiamo che purtroppo, io sono calabrese, come insomma la maggior parte o quasi tutti voi, e andiamo ad una velocità diversa rispetto ad altre regioni. Abbiamo bisogno di un fondo perequativo, abbiamo bisogno di una perequazione. Terzo aspetto che io vi dico, poi mi fermo così casomai, però insomma non me ne vado, quindi possiamo discutere di questo. Ma terzo aspetto che vi volevo mettere in rilievo, si è parlato molto, si continua a parlare, il famoso PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Italia ha avuto la maggior parte delle risorse rispetto agli altri paesi, delle risorse finanziarie importanti. In più, perché questo? Perché siamo stati il paese colpito per prima, adesso c'è questa inchiesta della magistratura, però non, naturalmente non vi voglio parlare di questo. Siamo stati il paese che è stato colpito più degli altri dal Covid, diciamo, quindi in un certo senso quello, il PNRR doveva servire proprio per rilanciare i paesi europei che, meno male, avevano affrontato l'emergenza sanitaria. Ma il 40% dei fondi, delle risorse ingenti che ci sono state affidate, sono state affidate all'Italia, il 40% di queste risorse servono, devono essere spesi nel Mezzogiorno. Per quale motivo? Perché lo sanno benissimo a Bruxelles, la TAM, vituperata, Unione Europea, lo sanno benissimo che c'è una differenza enorme nello sviluppo economico, nelle dinamiche sociali, in tanti aspetti tra il nord e il sud. E allora il vincolo del 40% delle risorse del PNRR serviva proprio a questo. Questo gap, questa differenza che c'è tra nord e sud, cerchiamo di colmarla, cerchiamo di avvicinarla almeno. Se il regionalismo differenziato, il disegno di legge Calderone, lo dico così, che non voglio, perché il regionalismo differenziato è una cosa diversa, il disegno di legge Calderoni non solo congela queste differenze, ma le aumenta anche, è in contraddizione con il PNRR. Non ci sono dubbi che è in contraddizione. D'altra parte, lo dobbiamo dire, così come ho detto prima, in fondo la riforma costituzionale è stata voluta da un governo di centrosinistra, la prima regione che aveva fatto già la convenzione con il governo Gentiloni, e quando Gentiloni era Presidente del Consiglio, è stata l'Emilia Romagna. Bonaccini forse lo ha danneggiato anche nella segreteria partito, Bonaccini, questo aspetto,
Però le regioni che avevano già stipulato una convenzione con il governo nazionale sono state Emilia-Romagna, Veneto, perché Zaia sollecita sempre più di Fontana, più del presidente della regione Lombardia, il Veneto aspira ad avere tutte le competenze che adesso sono in materia concorrente, in cui ci sono tanti aspetti che veramente non possono essere gestiti dalle regioni, ma aspira ad averle. E la Lombardia, queste tre regioni, sono tre regioni del nord, l'Emilia è nord, pure possiamo dire centro-nord, ma è nord, quindi in un certo senso sono quelle che se ne avvantaggerebbero di più. E in realtà, se poi dopo le risorse dello Stato vengono congelate alla situazione attuale, anzi, vanno ancora di più a vantaggio delle regioni che si differenzieranno, beh, c'è una contraddizione con il PNRR. Da una parte l'Europa dice deve essere destinato il 40% di tutte le risorse sul territorio del Mezzogiorno, e da un'altra parte invece spostiamo verso l'alto queste risorse. Ultima cosa e chiudo. Questo disegno di legge è stato approvato, come vi ho detto prima delle elezioni regionali. Lombardia, 2 febbraio, il disegno di legge delle elezioni regionali sono tenute la settimana dopo. Benissimo. Normalmente un disegno di legge del governo, quindi questo poi è il governo che lo porterà in Parlamento, che riguarda le regioni, e questo è un disegno di legge sul regionalismo differenziato, quindi riguarda le regioni, riguarda direttamente le regioni, deve essere approvato dall'organo di raccordo tra regioni e Stato, cioè la conferenza delle regioni, che è l'organo di coordinamento delle regioni, e poi la conferenza Stato-Regione. Normalmente i disegni di legge che riguardano le regioni passano prima che è un organo consultivo, quindi, però passano prima dalla conferenza Stato-Regioni e dopo, diciamo, vengono approvate dal governo, e poi si passa un disegno di legge, quindi si passa al Parlamento. In questo caso no, chissà perché. Però la conferenza Stato-Regione si è espressa 2 giorni fa, quindi la data del disegno di legge è del 2 febbraio, 2 giorni fa si è espressa la conferenza Stato-Regione. Il risultato, l'avete letto sui giornali, in realtà le regioni hanno votato sì per la maggioranza delle regioni, tranne 4 regioni, che sono Emilia-Romagna, in questo caso, Toscana, Puglia e Campania, che sono le regioni, diciamo, del centro-sinistra. Quindi le regioni si sono divise per appartenenza politica e non per interessi territoriali. Il presidente, ha votato. Sì, dice, però non è una cambiale in bianco, queste sono le parole di Occhiuto, non sono le parole mie, non è una cambiale in bianco, io ho votato sì per questo disegno di legge, ma voglio che si vengano attuati i LEP, ma se qui non è previsto nel disegno di legge, come facciamo a pretendere che vengano attuati? E dove sono i soldi poi, soprattutto? Perché, ripeto, io non sono un economista, sono un giurista, ma i colleghi economisti dicono almeno 100 miliardi per finanziare e garantire i LEP. Quindi, lo so che entro nella politica spicciola, ma insomma, e finisco qua. Forse il nostro presidente, nel senso il presidente della Regione Calabria, avrebbe fatto bene a pretendere qualcosa in più, perché se dovesse essere approvato questo disegno di legge, quindi diventare legge questo disegno di legge Calderoli, come minimo si cristallizza tutto, ma la prospettiva, diciamo, più probabile è che le differenze aumentino ancora di più, e quindi tutto sommato, certo, non è interesse
della Calabria, ma non è interesse nemmeno della Basilicata, nemmeno del Molise o dell'Abruzzo, per dire le regioni del sud che hanno votato a favore di questo disegno di legge, hanno votato per appartenenza politica, per orientamento politico, però il problema è che a un certo punto bisogna far valere anche gli interessi territoriali, perché la conferenza delle regioni è l'organo di raccordo delle regioni, bene o male tutti i presidenti delle regioni fanno valere i loro, gli interessi della propria regione. In questo caso non è avvenuto. Ultimissima cosa, e poi mi fermo, però combinazione, i comuni invece hanno votato contro. I comuni hanno chiesto di modificare questo disegno di legge. L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, hanno chiesto di modificare questo disegno di legge. Per quale motivo? Ma secondo me hanno visto bene, se è solo un discorso di vedere lontano o di vedere vicino, di essere miopi oppure di non esserlo. E i comuni, loro l'hanno espresso molto, diciamo, apertamente, hanno detto guardate che in questo caso sottraggono le regioni, diventano più forti e sottraggono pure delle funzioni amministrative a noi comuni, che in realtà la riforma del titolo quinto della Costituzione, l'articolo 118, il principio di sussidiarietà, aveva, come dire, spinto le funzioni amministrative proprio verso il basso, verso il livello di governo più vicino ai cittadini, quindi ai comuni. Poi anche questo è stato attuato, insomma, in modo, ma se ne dovrebbe parlare. Però vi voglio dire, questo disegno di legge è passato con l'approvazione delle regioni, della conferenza delle regioni, ma i comuni e le province hanno chiesto di modificarlo. Non era mai avvenuto su un fatto così importante, e vi devo dire che normalmente anche la conferenza delle regioni si divide su base territoriale e non su base politica. Però questa volta evidentemente gli interessi sono importanti, significativi, per cui si è verificato questo. Quindi chiudo e poi auguro che ci possa essere un dibattito, spero di essere stato chiaro per quelle cose che vi ho detto. Io mi auguro che venga bloccato, non penso a manifestazioni, il segretario regionale della CGIL calabrese, manifestazioni, però mi auguro che non vada avanti questo disegno di legge, perché se questo disegno va avanti, il disegno di legge Calderoli, è veramente un'interpretazione distorta del titolo quinto della Costituzione e dell'articolo 116, terzo comma, che ha il problema, ma come tanti altri articoli della Costituzione, il problema di essere a maglie larghe, ma queste maglie sono state riempite con un'interpretazione veramente molto di parte. D'altra parte, uno potrebbe dire, ma un ministro della Lega che cosa deve fare? E quindi in un certo senso. Però se un ministro della Lega riesce ad attrarre, a fare in modo che ci sia un consenso abbastanza diffuso anche nelle regioni del Mezzogiorno, questo si capisce di meno. E mi fermo qui. Però una prova. Penso che sia stato chiaro, vero? Comunque io prima di lasciare la parola a voi voglio raccontare una storia, perché Guerino fa riferimento all'oggi, al domani, al dopodomani. Mentre stavamo venendo in questa sala ci siamo raccontati delle cose e ci siamo raccontati una storia. La storia la possiamo riassumere così. Se pensi all'anno 21, cioè fra un anno, pianta il Gran Turco. Se pensi fra 10 anni, pianta un albero. Se pensi fra 100 anni, semina cultura. Quindi, i riferimenti all'oggi, al domani, al dopodomani, noi li dobbiamo tenere in considerazione. Iniziamo questo percorso, io a dire la verità, non voglio accusare nessuno, ma mi sarei aspettato dai nostri amministratori
comunali una presenza, diciamo, più consistente, visto che questo tema ci riguarda tutti. Non voglio puntare il dito, però le questioni vanno discusse se non vogliamo poi arrivare a dire ai ai ai. Adesso mi perdonate, ma tocca proprio a voi chiedere e quindi di conseguenza, diciamo, ascoltare poi le risposte. Quindi siamo pronti. Io avrei, ecco. No, io sono velocissimo. No, non volevo parlare perché sono sempre sfiducia. Ma io, da parte mia, posso essere un po' cattivo. Lei non si è espresso esplicitamente. È chiaro che sono state fatte scelte politiche per questioni nazionali, perché io non vedo la Basilicata, che tra l'altro è una piccola provincia, quindi ho anche il Molise, che poi è quella più piccola, se hanno scelto di subire, perché poi alla fine hanno subito un diktat della Lega, non era legato nemmeno agli interessi futuri. È il problema, perché altrimenti rischiava il governo. Quindi spesso, quando si è al governo, non si vede, non si va dagli interessi delle popolazioni che si dovrebbero difendere, ma agli interessi del gruppo politico. Quindi in questo caso c'è il rischio che la Lega si rigidisce e il governo, che anche in questi giorni non è che stia navigando, ecco, forse sarebbe opportuno che il governo veramente finisse sotto, scusate le onde, io sono arrabbiatissimo perché è vergognoso che tutto Cosimo, io mi permetto di dire, un comportamento che hanno avuto rispetto alla gente che sta arrivando è vergognoso. Quindi questo governo che ha tanti problemi, ha problemi anche a livello di scuole, di quantità, quindi un governo che sta navigando in brutte acque non poteva subire l'onta di non approvare perché la Lega è in grave crisi. Allora, il problema grosso è che non abbiamo governanti, ma non parliamo anche del centro-sinistra, no? Che ha fatto molti errori, che spesso per questioni interne, politiche, divisioni, non si ha una visione larga a lungo termine e si subiscono anche i diktati di un piccolo partito, di un grosso politico, e sostanzialmente quello che più gli interessi è sostanzialmente a questo punto il Veneto, che come diceva il professore, a questo punto vuole prendere tutto il malloppo, perché no, non si accontenta nemmeno di cose che potrebbero anche venire alle regioni, ma addirittura avere, tra poco avremo, che non so, l'esercito del Veneto, perché gli rimane solo questo. Come facciamo, Guerino? Facciamo un giro allora di domande. Vedo che brucio. Ti tocca. Qualcosa avresti pure tu da dire, vero? Io sono lecito, eh? Io concordo con il professore per quanto riguarda l'analisi giuridica, però non dobbiamo neanche girare il problema è gestionale, non è giusto. Quando si dice dei livelli essenziali delle prestazioni, non so chi ha calcolato questo ipotetico costo di 100 miliardi. A me basterebbe sapere quant'è, per esempio, il costo per riparare 10 anni di bilancio non presentato dall'ASL di Reggio Calabria. Come va a calcolare? Nel modo più assoluto. Quindi il problema non lo si affronta dal punto di vista giuridico, lo si affronta dal punto di vista gestionale. Cioè, io potrei parlare del settore che conosco, perché non conosco la sanità nel modo più assoluto. La conosco perché la subisco come cittadino utente, ma non deve fare assolutamente, lì non c'è un problema di riforma del titolo quinto, peraltro quello riformato nel 2001 e poi approvato con un referendum popolare, è responsabilità nostra, no? Io lo trovo illeggibile, io ho insegnato pure alla scuola superiore di legislazione turistica, quando insegnavo riuscivo a capire l'articolo 215, 16, 17. Oggi non riesco più a comprenderlo, è scritto malissimo, terribilmente male, non lo so se è stato un giurista a scrivere quella riforma. Però io conosco la scuola, che è uno dei settori chiamati in causa, no? Lo Stato non c'entra niente. Pericolo dell'autonomia differenziata o meno, è gestionato. 18% di tempo pieno in Calabria.
mica qualcuno ci ha obbligato a mettere, non avevamo le risorse, le avevamo, potevamo fare 100% di tempo pieno inflabile, nessuno ci ha mai detto. Stamattina ho scritto che noi stiamo rubando sul tempo pieno soldi all'erario, perché ci dà i soldi lo Stato di iniziare il tempo pieno il primo giorno di scuola e il 30, finire il 30, e noi non l'abbiamo mai fatto in vita nostra. Non penso ci sia una scuola e un comune in Calabria che sia in grado di fare questo. Per volontà gestionale. Se ci dice no, l'80% dei ragazzi perde 200 giorni di scuola, mica lo perde 200 giorni di scuola perché c'è qualcuno, Calderoli, che l'ha scritto, lo perdiamo perché non siamo noi capaci di farlo. Io vedo ancora un altro pericolo, il PNRR, giorno 28 è finito per la scuola di inserire i progetti PNRR, saranno un disastro, già annunciato. Perché sono stati scritti alla rinfusa, scappando, per servizi che non serviranno a nulla, e la Calabria non è in grado di spendere un centesimo per l'edilizia scolastica. Per cui è un problema, tanto per il professore ha fatto un esame perfetto, non mi permette assolutamente di sindacare nessuno. Il problema sul quale dovremmo concentrarci noi è la capacità nostra, la volontà, non perché siamo incapaci di Lombrosiano in memoria, non in modo più assoluto, è una questione di volontà e di selezionare una classe dirigente che noi non siamo in grado attualmente di fare, sia che vada al centro-sinistra sia che vada al centro-destra. Quindi se saremmo in grado di parlarci la verità tra di noi prima, avremmo la capacità anche di parlare fuori da questa regione, altrimenti si barcolla. Lei parlava dei livelli essenziali di prestazione, la scuola ce l'ha i livelli essenziali di prestazione, abbiamo dei programmi ministeriali, abbiamo degli obiettivi, abbiamo un sistema che ci controlla, che si chiama Invalsi, no? Magari lo dovrebbero estendere anche all'università, professore, mi permetto di dire. Abbiamo altre. Ma non è lo stesso, no. Non è lo stesso. Ebbene, i livelli essenziali noi ce l'abbiamo. Abbiamo anche più insegnanti e più risorse. Eppure i livelli nostri di risultato, questa volta in gestionale, sono inferiori a non quelli italiani, sono inferiori a livello europeo. Ci ha sorpassato la Spagna, ci ha sorpassato il Portogallo, rischia di sorpassarci la Grecia, e se entrano poi le nazioni dell'est europeo, quelle che ancora mancano, ci sorpasseranno pure noi, quelle poche che mancano. Quindi applaudo l'iniziativa, tantissimo questa iniziativa, magari ci fosse, ma non c'è la sensibilità, questa è già una cartina del tornasole per dire il livello, non c'è questa sensibilità. E per affrontare questo problema noi ci dobbiamo attrezzare politicamente e culturalmente. Ma io non ci spero, per un motivo molto semplice. Perché quella Lega di Salvini in Calabria c'è stata, c'è, elegge Salvini. Io stamattina ho scritto, nessuno di noi ha chiesto a Calderoni conto che nel 2004 è stato nominato commissario straordinario per mettere a posto la forestazione in Calabria. Nessuno ne ha chiesto conto, non sappiamo se è mai venuto in Calabria, cosa ha fatto, ha preso ultimamente il doppio dei voti precedenti, quindi c'è una responsabilità oggettiva. Come si chiama? Salvini è stato eletto in Calabria, aveva stato, poi è stato andato in un'altra parte, non so cosa ha fatto. Abbiamo dei deputati regionali, mi dispiace che uno di questi è un mio collega, preside, capo dei presidi, che proveniente peraltro dalla sinistra è oggi espressione del partito di Salvini. Per cui benvengono queste iniziative per motivarci, ma non per motivare noi, per motivare qualcuno che faccia memoria della propria incapacità. Grazie. Rispondiamo a questi e poi rispondo appunto a queste due domande.
bene o male, la prima è quello che stiamo dicendo. Le scelte politiche, davvero, adesso senza tirare in ballo Churchill, la politica con la P maiuscola. La politica si fa per le prossime generazioni, le scelte, la politica con la P maiuscola è quella per le prossime generazioni. Invece la visione è molto... Abbiamo veramente l'ossessione del quotidiano, per cui guardiamo soltanto, siamo miopi, insomma, guardiamo soltanto al periodo che verrà a breve, ma senza avere questa visione. Sulla seconda domanda, io non le dico che sono d'accordo con lei, sono d'accordo però, con lei, però... Come? Non si sente. Allora, io sono d'accordo, la prima risposta l'avete sentita, sì. Io sono d'accordo con lei. Le cito un insigne costituzionalista che, insomma, Temistocle Martinez di Messina, che appunto insegnava a Roma. Temistocle Martinez, che ha l'altezza dei compiti che deve svolgere le regioni, ma anche i comuni. E purtroppo è questo il vero problema, per cui veramente io dicevo ai miei studenti qualche anno fa, ma diversi anni fa, dicevo: vabbè, la Calabria degli indicatori economici e tutto il resto scende le cose, però poi ci sarà il rimbalzo. Una volta arrivata al fondo ci sarà il rimbalzo, non lo dico più perché in realtà sto aspettando questo rimbalzo da troppo tempo e non lo dico più. In realtà le cito anche un mio collega dell'Università di Trento: bisogna avere la cultura dell'autonomia, bisogna, come dire, metabolizzare anche quello che significa l'autonomia e quindi sfruttarla al massimo. Purtroppo in alcune regioni la cultura dell'autonomia ce l'hanno, nella nostra regione, lo dico, ma anche a livello locale, non soltanto a livello regionale, a livello locale non c'è proprio la cultura dell'autonomia, quello di saper valorizzare queste istituzioni nel modo migliore. Ma pensate soltanto alla sussidiarietà che ho citato prima, e non tanto alla sussidiarietà verticale che è quell'ascensore che scende verso il basso, ma alla sussidiarietà orizzontale, cioè il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione prevede che i cittadini singoli e associati svolgono delle attività di interesse generale, ma devono proporlo a svolgere. Io dicevo ai miei studenti 20 anni fa, prima della riforma del titolo V, le attività di interesse generale vengono svolte dalle amministrazioni pubbliche. Adesso no, adesso lo dico, guardate, datevi da fare, andate a bussare alle porte degli amministratori locali, provinciali, regionali, perché il quarto comma dice che sono i cittadini singoli associati che possono svolgere l'attività di interesse generale, e però bene o male devono muoversi, devono fare delle proposte. Se non c'è questo, è chiaro che poi tante cose finiscono per sterilizzarsi, per neutralizzarsi, quindi è una speranza per il futuro. Posso interrompere? Come no? Lei si immagina la selezione della classe dirigente da qui a 10 anni, quando noi abbiamo 150.000 giovani, intelligenze che se ne sono andate? Come verrà questa selezione di classe dirigente? Ripasso. Allora, io penso sull'ultima parte, ma le rispondo. Allora, quando in effetti, come dire, io ho letto tutte le cose del PNRR lunghissime e tutto il resto, io avevo proposto, l'ho scritto per fortuna in un libro che è stato pubblicato a cura del mio collega, insomma, dell'Università della Sapienza, Beniamino Caravita, che ci doveva essere una formazione intensa, intensissima, in cui anche l'università doveva essere chiamata in causa, doveva fare una formazione soprattutto per i comuni, perché adesso i sindaci che cosa lamentano? I sindaci lamentano che non riescono, loro lo dicono, a mettere a terra i progetti, ad attuare i progetti, hanno fatto i progetti, hanno avuto risorse, ma non riescono a realizzarli. Ma è chiaro che si deve arrivare a questa situazione.
Per cui siamo tutti responsabili, su questo sono d'accordo, siamo tutti responsabili e la situazione è questa. Però questo disegno di legge cristallizza la situazione e la peggiora sicuramente. Quindi, insomma, diamoci la mano. Giuseppe. Che c'è Peppe? Questo. Sì, solo una domanda. È in campo di cosa posizionare questo disegno di legge dell'iniziativa popolare del professor Villone, e quindi che diciamo, sono mobilitati. Sì, è in campo, diciamo, in contrapposizione del progetto di disegno Villone che cerca un po' di tamponare. Io volevo un suo parere sul progetto di legge che il professor Villone, altri 50 tra costituzionalisti e politici e esperti di diritto, hanno solo intervenuto. E un'altra segnalazione che lei fa, che vorrei dire da lei, vedo che c'è anche un problema di presentazione di queste intese Stato-Regione, cioè questi accordi tra Stato e Regione sull'autonomia differenziata, sui quali il Parlamento sarebbero bloccati sul sì e sul no. Allora, io ho letto il disegno di legge Villone, questo di riforma costituzionale, secondo me è troppo antiregionalista, e siccome io ho fatto quella premessa, io sono un regionalista convinto, non l'ho firmato, perché Villone mi sembra veramente, non so, Villone, vi parlo nel mio dipartimento, il professor Gambino pure, che insomma è favorevole al disegno di legge Villone, mi sembra troppo radicale contro le regioni. Io ritengo che le regioni bisogna valorizzarle, non bisogna togliere. Villone dice togliamo la sanità alle regioni. Benissimo, togliamo la sanità alle regioni, sappiamo benissimo in Calabria qual è il problema. Ma nonostante tutto quello che è successo, nonostante quello che è avvenuto, soprattutto in Lombardia, l'inchiesta e tutto il resto, ma se vogliamo rafforzare la medicina territoriale, come lo possiamo fare senza le regioni? Se togliamo la sanità alle regioni, rimoduliamo, ma non in modo drastico, come dice Villone. Quindi io non l'ho firmato, per dire. La seconda domanda è quella, l'altro problema. Il Parlamento. I LEP, ritorniamo sempre ai LEP, perché noi è qui che dobbiamo parlare. Che cosa prevede il disegno di legge? Perciò c'è un inghippo, c'è anche una furbizia. Che cosa prevede? Che vengono predisposte, a parte che vengono determinate e quindi non grandi, come vi ho detto prima, da una cabina di regia nominata dal Presidente del Consiglio o dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, e che vengono approvati dal Consiglio, con DPCM, quindi con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi vengono approvati dal Governo. Ma in realtà i LEP, che hanno una funzione importantissima, devono essere approvati dal Parlamento. Il Parlamento è l'organo, il massimo organo rappresentativo, e ci sono i rappresentanti del nord, del sud, di destra, di sinistra e di tutto il resto, ma non possono essere approvati dal governo. In più, se i LEP vengono approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sfuggono sia al controllo del Presidente della Repubblica, perché ogni legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica, in questo caso il decreto del Presidente è un atto amministrativo e quindi il Presidente della Repubblica non ci mette, non lo legge nemmeno, e poi sfugge anche alla Corte Costituzionale. E per fortuna le leggi in Italia, diciamo, c'è una Corte Costituzionale che verifica la compatibilità delle leggi alla Costituzione, ma non delle leggi. La Corte Costituzionale è un giudice delle leggi, quindi ha ragione lei, penso che voleva dire questo, e il Parlamento deve avere una funzione diversa, e soprattutto la fonte per approvare i LEP non deve essere un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perciò dico, io sono d'accordo sulla gestione,
insomma, ve l'ho detto in anticipo, Calabria e Emilia Romagna hanno le stesse competenze in materia sanitaria, però la differenza si vede. Quindi abbiamo delle colpe e delle responsabilità. Io non faccio il merito di analista vittimista, è venuto Garibaldi, ci ha fatto una cosa, no, insomma, veramente non mi appartiene quel meridionalismo. Però questo disegno di legge congela. E in più ci sono tutte queste, come dire, magagne, che vi ho detto prima, ma anche questa della fonte. I LEP devono essere approvate con legge e devono passare dal Parlamento. E anche le intese, il Parlamento deve dire qualcosa sulle intese tra la singola regione e il governo, perché sennò il gioco è già fatto, insomma. Francesco Magritte, tu sei. C'è Gennaro. Io sono un ex operatore sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale 1978 via via ha assunto delle qualità tali che ci ha portato ad essere, diciamo, in Europa, forse nel mondo, il secondo dopo la Francia. I LEA approvati in conseguenza della riforma di Prodi del 2001, via via ci hanno fatto scendere nelle posizioni, perché i LEA, che dovrebbero essere equivalenti delle, cioè i livelli essenziali di assistenza, non sono uguali per tutte le regioni. Cioè il decreto che ha modificato il titolo quinto ha portato questo. Quindi, diciamo, secondo me c'è una buona un buon continuismo tra la valutazione del titolo quinto, la variazione del titolo quinto operato dal centro-sinistra e la legge Calderoli così espressa. Quindi non vedo grandi differenze tra una e l'altra. Grazie. Allora, rispondo sui LEA. I LEA non sono altro che i LEP in materia sanitaria. Disastro Calabria nel monitoraggio dei LEA 2020 del 2020. La regione bocciata in tutte le macro aree. Quindi vengo al discorso che faceva prima il signore. In tutte le macro aree noi siamo all'ultimo posto. E vi dico, la soglia, diciamo, dovrebbe essere almeno 60. Alcune regioni sono oltre 60, che è la soglia di sufficienza, e altre regioni presentano un punteggio inferiore a 60 in alcune aree, pronto soccorso, medicina d'urgenza, insomma, la Calabria in tutte le macro aree, questa è l'Istat che lo dice, quindi in tutte le macro aree è al di sotto della soglia di sufficienza, di 60. Quindi, di che stiamo parlando? Stiamo parlando, sì, io sono, come dire, io dico, questo disegno di legge ancora di più spinge in questa situazione, però noi abbiamo delle responsabilità, sono d'accordo con voi, abbiamo delle responsabilità, quindi d'altra parte lo sappiamo benissimo che la sanità, che è un pilastro del nostro stato sociale, è un pilastro, anzi forse direi che è proprio sanità e istruzione, insomma, mettiamoci sanità e istruzione, sono i pilastri, e purtroppo abbiamo le nostre manchevolezze, lo sappiamo, quindi non le voglio coprire, non voglio giustificare le nostre manchevolezze. Pasquale? No, in parte la domanda che volevo fare io l'ho già fatta Giuseppe, su il nome. Tuttavia vorrei fare una domanda semplice, anche perché leggendo ho notato che il legislatore che si è reso responsabile di questo disegno di legge ha ad un certo punto affermato che l'autonomia differenziata
avvantaggerebbe le classi popolari del nord e ridarebbe l'IVA all'economia del sud. Io, professore, vorrei cortesemente da lei sapere sulla base di quali criteri si rifà il disegnatore, scusate la volgarità, di questo disegno. Non lo so, quindi vi devo dire che non lo so. È chiaro che se uno legge il disegno di legge, soprattutto le finalità, ma sulle finalità tutte le leggi, bene o male, come dire, empatizzano molto alcuni aspetti, semplificazione, sburocratizzazione, la spinta verso, diciamo, uno sviluppo economico, ma come? In che modo? Le regioni funzionano meglio e le regioni, la Calabria aveva detto chiudo che forse avrebbe chiesto la differenziazione sulle energie perché noi produciamo energia elettrica che diamo ad altre regioni, avrebbe chiesto l'autonomia differenziata sull'energia, ma non è questo il problema è le regioni che non chiederanno la differenziazione, rimangono come sono e quindi in che modo si sviluppa questo, cioè ci sarà questo sviluppo economico, in che modo, come, non lo so, non so rispondere, forse perché non sono un economista, ma non so rispondere. Altri interventi? Altre riflessioni? Ma è bello che Cosenza la vicina, poi soprattutto con le strade che abbiamo. Ma adesso Google penso che mi farà uscire. Ti accompagneremo noi in questo caso. Sì, prego. Solo una domanda molto, credo, molto semplice. Di questo, che il disegno Calderone viene e cala dall'alto. Le comunità, soprattutto quelle meridionali, dovrebbero subire le conseguenze. Ora io mi chiedo, dove è la comunità oggi e quella sensibilità che la comunità dovrebbe avere, le comunità meridionali in genere quelle più deboli, dovrebbero avere per riferirsi di fronte a un progetto simile? O si vuole delegare tutto alla classe politica per mediare su terreni che passano al di sopra delle nostre teste? Questo era l'interrogativo che volevo. Io dico, la comunità è qui e la comunità si costruisce anche, la sensibilità della comunità si costruisce anche con iniziative del genere. Forse ce ne sono troppo poche, forse in effetti qui a Siderno si è realizzata, si sta realizzando in altre parti, però può darsi che ce ne siano poche. Soprattutto ci deve essere questo scambio e questo confronto reciproco veramente deve essere molto più continuo, non deve essere una tantum adesso per il disegno di legge Calderoni, altrimenti veramente non si riesce a costruire. L'esempio che vi facevo prima, ma se le comunità sono chiamate anche ad essere co-amministratori, devono co-amministrare insieme, non bisogna limitarsi a votare una volta ogni 5 anni per il sindaco, per il consiglio comunale, ma devono coamministrare. Ma io mi chiedo, e dove sono? Chi va a bussare alle porte per dire io voglio svolgere un'attività di interesse generale che può essere dalla cosa minima della pulizia delle spiagge a tanti altri aspetti? Dov'è? Dove? Com'è? Però in alcune parti d'Italia si fa, se voi guardate il mio collega Gregorio di Arena, di origine di Reggio Calabria, ma insegnava a Trento, adesso in pensione, e lui ha fatto una mappa dell'Italia dove la sussidiarietà orizzontale è molto sviluppata. A macchia di leopardo. Alcune parti sì e altre parti no. E certamente il mezzogiorno non c'è, è un buco. Francesco. No,
non che ci abbia ripensato. Tante cose sono state dette, tutte molto interessanti. Secondo me il problema è stato sviluppato veramente a 360 gradi. Io dico solo alcune cose stimolate dall'ultimo intervento suo, ma lo aveva già fatto un riferimento precedentemente, che in qualche modo si riallaccia a quello che diceva il preside prima e riguarda la nostra responsabilità. Primo, secondo me dovremmo smetterla un po' di dire la classe politica. La classe politica la eleggiamo, sono i nostri rappresentanti, li conosciamo, vengono una volta ogni 5 anni, ci accogliamo e si vota. Non lo diciamo più per così, per rispetto verso noi stessi, ma dicendo la classe politica, il deputato, il consigliere regionale, diciamo noi stessi abbiamo combinato questo. Naturalmente dentro qui è tutta, siamo tutti sensibili, qua siamo tutti cittadini attivi. Arrivo al professor Arena, il quale ha un bel libro, poi le chiederò la possibilità non solo di presentarlo con l'età, ma far venire il professor Arena, perché sul tema della cittadinanza attiva è stupendo, è importante. È più bravo di tanto. E qui lo dobbiamo in qualche modo ascoltare, sentire, riflettere insieme a lui. La cittadinanza attiva non è utopia, non è un sogno, non è una cosa teorica, una cosa pratica, ce l'abbiamo nella Costituzione, per articolo 118, che i cittadini assegnano un compito molto preciso. Quindi ce lo dobbiamo non prendere questo ruolo, ce lo dobbiamo sentire addosso questo ruolo, se non altro per responsabilità nei confronti delle future generazioni. Perché purtroppo la mia generazione non ha lasciato, non lascerà un mondo migliore di quello che ha trovato. Perché quando io ho iniziato a fare un po' di politica paesana, c'erano 4-5 sezioni in un piccolo paese, c'erano 300 iscritti, 400 iscritti in tutto, ogni consiglio comunale era preceduto da un preconsiglio, una pregiunta e quindi una discussione generale. Tutte queste cose le abbiamo perse, non ci sono più, possiamo recuperarle, io non piango, è inutile fare diagnostici, ma dobbiamo recuperare un ruolo che abbiamo, che la Costituzione ci assegna, in tutti i suoi sviluppi. Poi ci sono i nostri vizi, si parla di sanità. Io penso all'ospedale di Novi, mettiamo, conosciamo tutti molto bene. Molte negatività dell'ospedale di Novi sono esattamente la sintesi dei nostri vizi, perché ci sono i comparacci, gli elementi anche del 'ndrangheta, eccetera, eccetera, i concorsi fatti in un certo modo, sono tutti vizi, non che a Milano non ci siano, ma noi ce li abbiamo in modo evidente e più acuito. Sulla tema principale della serata dico solo due cose, già non ero preparato, sono venuto solo ad imparare e a sentire. La prima, una forte preoccupazione per quello che c'è dietro questa spinta, cioè questo egoismo di alcune regioni che anziché essere, sentirsi solidali nei confronti di regioni che per colpa loro eccetera eccetera sono indietro, e invece dice no, fuori usciamo e siamo ricchi. Lombardia dice io sono a livello, il mio PIL è a livello delle migliori regioni e aree europee, perché devo essere diminuito? Siccome il sud è la palla al piede, anch'io la mia media deve essere sottovalutata. Quindi questo spirito egoistico che c'è dietro questa spinta mi preoccupa molto a livello così nazionale. Poi i giochi della politica sono sempre strani, perché se pensiamo ai Fratelli d'Italia che si accollano, partito nazionalista per eccellenza, e si accollano senza
dire nulla. Mi era capitato l'altra sera, gli avevo mandato ad un amico che sta su quel fronte, guarda che Mussolini si arrabbierebbe molto se in un discorso del 1921 disse: ma tutti questi regionalisti ma si sono già stancati di essere italiani nel 1921, ed era la loro linea politica, e continuano, e invece adesso in silenzio si accodano. L'altra preoccupazione forte è che al di là delle indicazioni della norma, poi, come dire, con l'allargamento dei poteri e delle funzioni e con i trucchi che si possono adottare, io non sono un ragioniere, un economista come il professore, cioè non lo sono, però ci sono degli strumenti che consentono di truccare i bilanci. Quindi attraverso la possibilità di allargare le funzioni, trattengono maggiori risorse. E per chi è in difficoltà che si fa? Quelle sono le risorse nazionali. Se le dreniamo dalle regioni attraverso i trucchi di bilancio, sono cose note, Enrico Cuccia diceva: in vita mia non ho mai visto un bilancio non truccato, tutte le società che lui in qualche modo conosceva. Quindi grandissima preoccupazione. Poi, come Tresi, le dico, partiamo dalle nostre responsabilità, lo diceva Guido D'Orso 70 anni fa, eccetera, cioè tutto questo esiste. Io dico che la soluzione è la cittadinanza attiva, perché se tutti insieme, in tanti, in tantissimi, agiamo, diventiamo, diciamo, assumiamo un livello superiore, più importante. Chiedo scusa se no. Ringrazio tutti. Voglio fare un discorso terra terra o concreto, perché sono una donna e quindi vado ai casi. Per motivi di famiglia, come tanti di noi calabresi ritengo, ho avuto modo e necessità dell'assistenza sanitaria e quindi ho girato un po' in lungo e in largo l'Italia. Mi sono ritrovata con i primari: ma lei, ma sai, io vengo da, ed era il sud che mandava. Prima le mandavamo al nord queste nostre intelligenze, ora le mandiamo all'estero, no? Però io mi chiedo, cui prodest tutto questo? Mi sono chiesta, i grandi ospedali del Veneto, ma mi soffermo per esempio a Milano, ci siamo chiesti chi sono, forse ce la dovremmo chiedere, e smettere cretinescamente, io dico perché per me è da cretini, e come abbiamo fatto noi a dare un voto a Salvini, uno solo, ad un signore che non ci aveva risparmiato niente da terroni, da... Ecco, allora il mio fatto, questa è una cosa che mi preoccupa veramente, ma mi preoccupa grandemente. Noi abbiamo avuto un Berlusconi che era in televisione tutte le sere, ci siamo chiesti chi è questo signore Salvini, perché io meridionale l'ho dovuto votare e anche io non l'ho votato. Grazie. Allora, rispondo per la signora. Allora, Grigori Arena vi può dire quello che vuole, perché veramente è il, come dire, la persona che è il massimo esperto di cittadinanza attiva e di solidarietà orizzontale. Io l'ho invitato all'Università della Calabria, lui è venuto, ha fatto un seminario molto interessante. Dopodiché avevo provato ad invitarlo anche a Cosenza, c'è la Fondazione Lendano, che bene o male, insomma, avevamo parlato di fare qualcosa sulla solidarietà orizzontale, cittadinanza attiva. Lui mi ha risposto: io mi muovo, adesso è in pensione, quindi non so se poi le cose sono cambiate,
mi muovo soltanto se c'è il sindaco che mi garantisce e mi promette che cambierà il regolamento di apertura per la cittadinanza attiva, altrimenti io non vengo. Io avevo, diciamo, contattato il sindaco precedente, non l'attuale sindaco di Cosenza, che poi è il fratello dell'attuale presidente della regione, e lui sì, appunto del regolamento, e per cui non è tenuto. Quindi lo dico anche a lei, io lo posso contattare anche con lei, però deve sapere che lui mi aveva posto quella condizione e me la penso che me la porta anche adesso, me la potrebbe portare. Come? Un sindaco. È un sindaco che è disponibile a cambiare regolamenti in quel senso, e lui ha detto che si muoverà. E io sono d'accordo con lei, ma io lo dico ai miei studenti ogni volta che mi trovo a parlare in situazioni simili. La cittadinanza attiva è veramente uno strumento, è un'arma formidabile nelle nostre mani, e la stiamo sprecando tante cose, stiamo sprecando il PNRR, ma veramente la stiamo sprecando. Eppure c'è da 20 anni anche quella norma, l'articolo 118, ultimo comma della Costituzione. Speriamo che, come dire, si possano moltiplicare iniziative del genere, speriamo che gli amministratori locali possano essere più sensibili a questi temi e quindi di cambiare le cose. Per quanto riguarda la sua domanda, no, io, come dire, vi dico naturalmente cose che sapete già. Fuga dalla Calabria, questo è un articolo, in 10 anni il record, desertificazione demografica inarrestabile. E al di là dei medici o delle persone calabresi che troviamo nei migliori ospedali d'Italia, non solo d'Italia, io vi dico, il vero problema anche medici nostro, della regione, possiamo pensare a tutto, è che noi veramente non abbiamo prospettive future. La desertificazione dei giovani, il fatto che la Calabria è la regione in Italia che in termini relativi ha perso più residenti nel decennio 2012-2021 per spostamenti verso altre regioni. Questo lo dice pure l'Istat. Quindi io vi dico, io non insegno medicina, insegno appunto diritto, per la mia esperienza, io vi dico che noi formiamo i nostri giovani. Vi dico, gli studenti sono bravissimi. Non è vero, si dicono sempre quelle cose, i test che fanno. Gli studenti, io ho una stima enorme degli studenti. Dopodiché si laureano le cose e li regaliamo, se va bene, alle regioni del nord. Se non va bene, li regaliamo al di fuori dell'Italia. Purtroppo abbiamo prospettive future in Calabria. Adesso sì, se ne stanno andando anche da lì, ma perché vanno in altri lugari. I miei dottori di ricerca, uno è a Salamanca, uno è a Londra, uno è a Bruxelles, quindi voglio dire, quanto costa, non in termini di risorse, perché io mi diverto all'università, quindi veramente il mio è un lavoro per modo di lavoro. Parafrasando Vittorio Gassman, io faccio il professore universitario, sempre meglio che lavorare, perché veramente mi diverto, la didattica, anzi mi meraviglio che mi pagano per una cosa che mi piace, davvero. Ma quanto costa allo Stato formare un giovane che poi appena si laurea se va? E questo è il nostro problema, questo è il nostro vero problema, è che noi davvero non abbiamo la visione poi per il futuro. Perché? Perché poi non ci sarà una classe dirigente. L'Università della Calabria, ma così come l'università, le altre due università che ci sono in Calabria, o tre università, considerando pure quella per Sarnieri, è nata proprio per formare la classe dirigente del futuro. Non ci siamo riusciti, non ci riusciamo, perché ognuno poi si guarda, quando si laurea, si guarda bene intorno e dice: ma io
le mie prospettive sono diverse per voi. Buonasera, sono benvenuto al professore e l'amico professor Bellerina, insisto tanto perché è benissimo. Premesso che sono sicuramente una persona meno qualificata, intanto la ringrazio perché lei, visto lo spessore del relatore, avrebbe meritato un ben altro palcoscenico. Comunque, questo disegno che lei ha figurato, che sostanzialmente dal mio punto di vista è quello che abbiamo capito un po' disgregatore dell'unità d'Italia. Certamente nel momento in cui le regioni acquistano potere, i centri di spesa si moltiplicano. Allora la mia domanda è questa: accanto ai livelli essenziali delle prestazioni, probabilmente bisognerebbe anche calcolare il fabbisogno standard, cioè come si fa a stabilire se una regione deve avere un certo tipo di trasferimenti e questo fondo perequativo come viene calcolato. Certamente se si fotografa l'esistente non si fa altro che perpetuare la disuguaglianza, mentre la vera uguaglianza non significa trattare tutti allo stesso modo, ma è invece il trattamento differenziato dei distinti, come insegnano i nostri padri costituenti. Poi io mi chiedo anche un'altra cosa: noi stiamo parlando dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, ma ci sono anche le regioni a statuto speciale, e quindi questo mi chiedo, non c'è il rischio di alimentare ulteriormente queste spinte centrifughe? Perché nel momento in cui noi riconosciamo a tutti questa autonomia, questo carleggio a se stessi, significa non riconoscerla a nessuno. E quindi di fatto questo spingerebbe la competizione ancora verso non l'unità, ma verso la disunità d'Italia in questo gioco, in questa voler rincorrere questa, diciamo, questo disegno autonomista. Peraltro anche regioni come l'Emilia Romagna sono state tra l'altro quelle che hanno spinto, non solo il Veneto, quelle regioni o la Lombardia o il Piemonte dove ci sono delle amministrazioni leghiste o comunque di centrodestra. E quindi a mio sommesso avviso questo processo riformatore che ancora appunto non si è completato e non sappiamo dove ci porterà, forse è nato con alcune leggi, come per esempio le famose riforme Bassanini. Una volta, cioè, gli amministratori locali ricorderanno i famosi Coreco, i comitati regionali di controllo, e si diceva che tanti lacci e laccioli sono stati una falla al piede. Purtroppo, a mio sommesso avviso, il rimedio è peggiore del male. E poi c'è anche un altro discorso: noi siamo una città metropolitana, cioè la Reggio Calabria è città metropolitana, le province. Allora, in ossequio al principio della sussidiarietà, ci è stato insegnato che più è vicino il livello di governo ai governati, maggiore l'efficienza e maggiore la capacità di dare le risposte in termini di efficacia. Però così facendo, noi dopo la riforma del 2014, le province sono state depotenziate, quindi vengono elette con attraverso accordi a livello comunale, quindi di fatto noi non eleggiamo più i nostri rappresentanti provinciali, e quindi mi sembra che ci sia un contrasto tra la riforma del 2014 e questa che si sta prefigurando. Quindi dove stiamo andando? Di fatto nel potenziale c'è un livello di governo, che è quello regionale, che diventerà sempre più antagonista rispetto al governo centrale, e con un livello di governo, diciamo, più locale, che viene progressivamente diciamo, depotenziato, spoliato. E tant'è vero che anche in Calabria c'è questo dibattito del perché ancora nella provincia di Reggio Calabria, la città metropolitana, ancora le deleghe non siano state ancora riconosciute. C'è questa diatriba tra la provincia, la città metropolitana e la regione. Quindi io credo che tutto questo nasce dal fatto che purtroppo anche non solo la classe dirigente meridionale, ma direi la classe dirigente italiana, di fatto ha patrocinato una riforma che è frutto sicuramente dell'egoismo, ma è frutto anche di alcune regioni più ricche. Noi non siamo certamente la Baviera, siamo uno Stato federale come gli Stati Uniti, ma è frutto anche dell'incompetenza e del dilettantismo di tanti pseudo esperti di diritto costituzionale o regionale. Forse è la mia visione parziale, ma comunque credo che purtroppo, come diceva
Giuseppe Verdi, dobbiamo guardare, guardiamo al passato, sarà già un progresso, cioè non sono un conservatore, ma sicuramente bisogna anche sapere e prefigurare in che direzione rischiamo di andare. Grazie. Rispondo subito. No, è chiaro che il problema del fabbisogno standard. Il fabbisogno standard per adesso, in questo momento, se si fanno, come dire, un'analisi del fabbisogno standard, si fa sulla spesa storica, ma la spesa storica a noi ci penalizza molto, e quello è il problema. Cioè il problema è che sulla spesa storica attuale, ma lo dice Maurizio Ferrera, che è un collega che insegna all'Università Statale di Milano sul Corriere della Sera, che dice il rebus delle spese. Nelle regioni a statuto speciale si va, questo a persona, dai 583 euro annui di Bolzano ai 53 di Messina, questo per quanto riguarda i servizi sociali. Nelle regioni ordinarie si va dai 246 euro a Bologna ai 6 euro di Vibo Valentia, cioè la spesa storica. Ma questo perché? Perché non li abbiamo spese, perché non... Allora uno dice, ma gli asili, allora non ci sono in Calabria gli asili, ma perché non abbiamo mai pensato che gli asili veramente rappresentano il futuro di questa, di questo territorio, non parlo di questa regione. E per cui ci troviamo che la spesa storica è questa, ma se si congela la spesa storica, o se peggiora, diciamo, a danno delle regioni del Mezzogiorno, veramente non abbiamo scampo. Io quello che le posso dire è che poche volte è successo, però questa volta è successo, che i comuni, quindi gli enti locali, in un certo senso hanno manifestato delle esigenze diverse dalle esigenze regionali. Su questo argomento, che è un argomento cruciale, regionalismo differenziato, a meno i comuni si sono schierati. Poi abbiamo il problema del buco nero delle province. Quello è un buco nero. Ma perché è un buco nero? Perché in realtà quello lo possiamo dire, la riforma Renzi, la riforma costituzionale Renzi, che non è passata, quindi poi è stata bocciata dal corpo elettorale, aveva previsto che non ci fossero le province, aveva previsto l'abolizione delle province. E allora la legge Delrio, anticipando gli esiti della riforma costituzionale, le ha svuotate le province. Adesso noi ci troviamo con delle province che non le possiamo abolire, tanto è vero che probabilmente ritorneranno ad essere, i presidenti delle province ritorneranno ad essere eletti, ma nello stesso tempo non hanno più competenze, hanno pochissime competenze, quindi c'è del personale amministrativo, ma pochissime competenze. Però i comuni si rendono conto dei rischi di questa legge, tanto è vero che non hanno votato a favore. Tant'è vero che il direttivo dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha votato, ha dato mandato al presidente dell'ANCI, il sindaco di Bari, De Caro, di non votare appunto per questo disegno di legge. Ritornerà nel Consiglio dei Ministri, ritornerà al governo. Le regioni non hanno avuto questa, diciamo, stessa sensibilità. Allora, grazie di cuore per il minimo che abbiamo potuto fare per questa nostra regione, quello di trovarci qua stasera a parlare di regionalismo e quindi di modifica del capitolo. Ma mentre parliamo di questo, tanti altri argomenti vengono su, quindi non soltanto questo del regionalismo. Ed il punto fondamentale è la partecipazione. Noi dobbiamo stare attenti a questo argomento della partecipazione attiva. Perché, se non vado errato, alle ultime elezioni meno del 30% si è presentato a votare. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un allontanamento di quello che è la sensibilità del singolo cittadino. E se non stiamo attenti, poi sarà facile cadere dall'altra parte, sappiamo qual è l'altra parte. Quindi, una cosa che, come Albert, possiamo promettere a tutti quanti, che questo ciclo che è iniziato oggi
continuerà. Non risolveremo le questioni, come si dice, globali del vivere civile, però diciamo un piccolo contributo noi proviamo a metterlo. Poi dobbiamo essere, aggiungo, dobbiamo essere comunque ottimisti. Perché? Perché guai ad essere pessimisti, perché chiuderemo senza nemmeno aprire il porto. Quindi l'ottimismo chiaramente è un ottimismo, diciamo, che è motivato, e dobbiamo trovare anche le motivazioni, ma aggiungo, guai ad essere pessimisti. Cos'altro dire? Grazie ancora, grazie alla vostra sensibilità, e ci ritroviamo qua in un'altra occasione, speriamo presto. Grazie a tutti.